rendono più grande. Donare la propria vita per gli altri. Un lavoro complesso di logistica, però dà tanta soddisfazione poter dare e soddisfare il desiderio di un percorso religioso. Sì, quest'anno davvero molto intenso, già dal titolo Pane e Pace stiamo dando un segnale veramente molto positivo, e nel videomapping di San Francesco in piazza San Pietro Caveoso c'è una novità interessante, la scritta pace in 4 lingue, soprattutto in arabo e in ebraico. Ma di essere nel mondo, di essere qui nel mio regno. Il vero valore aggiunto poi è questa quinta scenica naturale che abbraccia quest'anno Barisano e Caveoso in 4 chilometri veramente lunghi. Sì, quest'anno abbiamo voluto ripresentare il presepe in chiave storica, quindi dal centro storico, da via San Biagio, Arco del Rosario, per tutti i sassi, via Fiorentini, Madonna delle Virtù, e poi ad arrivare a San Pietro Caveoso, Vico Solitario, Rione Malve, Rione San Leonardo, è una cosa davvero particolare. Mi giungono buone notizie sul tuo conto. Dimmi, cosa ti ha portato qui da me? Santità, vorrei... Sembra un presepe incentrato sull'essenzialità. Sì, è abbastanza semplice, con delle tappe che secondo me verticalizzano un po' l'attenzione su alcuni temi. È un tempo un po' particolare quello che stiamo vivendo e abbiamo voluto affrontare questo percorso nella maniera più tranquilla possibile. Ecco, vorremmo trasmettere più che altro serenità, quella che ci è mancata in questo tempo difficile.